E si è tenuto oggi nell'aula del Consiglio regionale il dibattito sul documento uscito dagli Stati Generali di ieri sul patto per lo sviluppo regionale. È intervenuto in aula l'assessore all'economia Massimo Garavaglia. Sentiamolo. Assessore Garavaglia ha illustrato in aula il resoconto di quanto è stato deciso ieri nel patto dello sviluppo, il documento e le richieste anche di tutte le parti. Sì, un documento importante che vede tutte le parti sociali, economiche, istituzionali della Regione Lombardia concordi nel chiedere, nell'invitare la Regione Lombardia a farsi promotrice per chiedere al governo di cambiare il patto di stabilità. Questa anomalia tutta italiana, infatti ricordiamolo, i cittadini non lo sanno. Solo in Italia le regole del patto di stabilità vengono ribaltate sugli enti locali. Nel resto d'Europa il patto di stabilità riguarda solo il bilancio centrale. E cosa succede invece da noi? Succede che lo Stato centrale continua ad aumentare la spesa con i propri ministeri, gli enti territoriali, regioni, province, comuni hanno tagliato tantissimo la spesa negli ultimi anni, eppure questo taglio è stato vanificato perché nel frattempo il totale è aumentato. Questa situazione ovviamente mette in enorme difficoltà anche la Lombardia, anche il motore economico del paese e quindi tutto il mondo sociale, economico della Regione Lombardia, sindacati, parti datoriali, tutti, senza giocare alla destra e alla sinistra, chiedono che queste regole vengano cambiate. È un dato politico molto importante. Rendere permanente quindi anche il patto di stabilità regionale, un'altra richiesta fatta? Sì, certo, questo è uno strumento che ha reso importante il contributo che la Regione Lombardia ha dato a sostegno in particolare dei comuni, ma non solo, anche delle province. Certo che se lo Stato continua a tagliare anche alla Regione, poi si fa fatica a portare avanti questa istanza. Il dato interessante sarebbe applicare la legge. Esiste una legge che prevede che dall'anno 21 parta il patto integrato regionalizzato. Cosa vuol dire? Anziché 8.100 obiettivi, ciascuno per comune, ciascuno per le 100 passa province, ciascuno per ogni regione, ci sia un obiettivo unico che ne so. I lombardi ci mettono 2 miliardi per il risanamento delle finanze pubbliche. Va bene, parliamone. 2 miliardi lombardi, 1 miliardo di campani che sono la metà, eccetera, eccetera. Questo darebbe chiarezza e equità al contributo che ogni singolo territorio dà al risanamento. Oggi non è così. Oggi i tagli vengono fatti in base al PIL e quindi per regione, province e comuni lombardi i tagli sono circa il 22-23%. I trasferimenti, per esempio per la regione del trasporto pubblico locale, vengono dati in base alla spesa storica. In questo modo i lombardi vengono fregati come regione, come provincia e come comune. Col patto integrato non sarebbe più così. Però pare che il ministro Del Rio abbia bloccato tutto, doveva partire il 1° gennaio. Esattamente, il federalista ministro Del Rio ha pensato bene di rinviarlo. Questo la dice lunga su come cambiano le persone quando cambiano cadrega. E quindi avete in mente l'intenzione di fare qualcosa? Ma sicuramente noi portiamo avanti l'istanza a livello politico in tutte le sedi competenti. Sarebbe anche interessante che le forze politiche che qui dichiarano una cosa facessero la stessa cosa quando sono a Roma. Stamattina ha riferito in consiglio e ha ricevuto anche delle critiche. Cioè, com'è andata, cosa che non andava bene visto che è un documento congiunto? E probabilmente non avevano letto che era un documento congiunto. Diciamo che il mondo reale, quello qua fuori, il mondo dei sindacati, delle parti datoriali, il mondo dell'impresa, il mondo economico va molto più veloce della politica.